Oddio, dovrei dire Pets, visto che oggi per la prima volta in vita mia ho deciso di giocare a Roblox Adopt Me! E a proposito, se anche voi volete adottare una piccola cucciola di Sonichan, non dovrete fare altro che iscrivervi a questo canale e attivare la campanella. E ovviamente, mi raccomando, non dimenticate di soddisfare tutti i suoi bisogni primari, come commentare questo video per non farla sentire sola e coccolarla con un bel like. Ma scemenze a parte, ragazzi, non avevo mai giocato a Roblox in vita mia perché, come sapete, io sono una schiappa con i videogiochi, quindi mi vergogno un po' di sbagliare, di fare scemenze. Però vabbè, visto che me l'avete chiesto davvero in tantissimi, ve la siete cercata voi. Eccolo qua, è questo qui. Spero di sì, perché io sto iniziando a giocare con questo. Spiegatemi anche come si fa per diventare amici, perché voglio che voi siate tutti i miei amichetti del cuore. Intanto qui si è caricato e iniziamo a giocare. Pick your favorite color. Qual è il mio colore preferito fra questi? Beh, il fucsia. Welcome to Adopt Me. Benvenuta, grazie. Iniziamo la giornata bene vestendoci alla moda. Ti vuoi vestire da ragazzo o ragazza? Beh, ti pare, io sono una ragazza, ok? Ok. Ragazzi, ma perché sono Elsa con le ali? Cioè, guardate, ho proprio l'acconciatura di Elsa. Direi di cambiare la faccia innanzitutto. Vediamo un po', si può cambiare la faccia? Ah, questi sono for free, quindi liberi. Ok, voglio questo. Unlock the face. Ma che, lo devo pagare? Ma c'era scritto free. Allora non ci scrivete gratis. Vabbè, amen, pazienza, resto con questi occhi. Spero che almeno potrò cambiare maglietta, perché questo top sopra la magliettina sotto è davvero terrificante. Ma ragazzi, ma come mi sto vestendo? Vabbè, questo qui è carino, eh? Ragazzi, voi come siete vestiti su Roblox? Perché io non mi so decidere. Vabbè, mi sa che terrò questa qui rosa e basta. Andiamo avanti, una gonnellina. Ovviamente si paga. Ok, vada sui jeans orrificanti, li detesto. Ma che, sono stata azzannata da un lupo? Ragazzi, ma non c'è nulla che mi piaccia, che faccio? Speriamo almeno di poter cambiare questi capelli. E da Elsa mi trasformo in Anna. Effettivamente oggi l'acconciatura è quella. Ragazzi, ma perché gli ha messo i capelli sotto i capelli? Cioè, ma in che senso, una parrucca? Vabbè, cambiamo con questo. Oh, ma gli aggiungi i capelli, tipo extension. Ah, ho capito adesso, li devo togliere da qui. Vabbè, mettiamo anche questo. Wow, carini! Questi qua voglio! Stupendi, ragazzi! Wow, che acconciatura! Quanti capelli! Peccato che non ce li abbia più così lunghi, però vabbè, dettagli. Vediamo se possiamo aggiungere qualche accessorio. Le corna! Orribili, che sono Maleficent. No, 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 no. Vediamo un po' cos'altro c'è. Un gatto in testa, ragazzi. Ah, sarebbe proprio da me. Però ho già i gatti che mi ballano in testa a casa. Non li voglio anche nel gioco. Niente gatti per la testa. Vediamo un po' questo. Oh, che carino. Certo, sembra che io stia per entrare in doccia, ma è la cosa più vicina ad un orsetto gommoso che mi venga in mente. E salviamo l'outfit. Lo chiamiamo Kawa. Secondo me è cute, quindi sì, save. Ok, wow, look beautiful, grazie. Siamo molto carine. Ma che, questa qui è casa mia? A quanto pare sì. Allora, vediamo un po' come modificare il tutto. Innanzitutto partiamo da queste pareti. Ci starebbe una bella carta da parati colorata. Cioè, non lo so, vediamo se c'è qualcosa. Questa coi panda. Che bellina, ragazzi, è stupenda, l'adoro. Certo, casa mia è un po' vuota, ma che ci possiamo fare? Ok, ho capito che non è proprio come la sognavi, ma non ti sbattere la testa al muro. Ragazzi, venitemi a trovare in tanti. Non so se si può fare, ma ditemelo voi. Cammina. Ok, usciamo di casa, andiamo a prendere un po' d'aria. Ci danno soldi? Che ci danno? Sì, soldi. Voglio vivere in questa città dove vi danno soldi tutto il tempo. Sei pronta ad adottare un morbidoso cucciolo oppure un gattino da coccolare? Sì. Andiamo alla nursery, dove ci saranno tutti gli animali da adottare. Ma dov'è? Come ci vado? Ragazzi, io non conosco la città. Datemi un indirizzo. Ok, ci sono le frecce che mi indicano che devo andare di là. Vediamo di chiedere informazioni a qualcuno. Qua c'è una casa rosa. Mi sa che proverò a bussare a questa porta. Si è schiantata contro la porta. Ragazzi, mi sono fracassata il cervello davanti alla porta. Vabbè. Sentite, io volevo bussare, ma qui è aperto. Il mio avatar è entrato. Che sta succedendo? Ragazzi, ma che casa è? È tutta super arcobalenosa. Sono entrata nella casa di un unico
unicorno, non lo so. Ci sono delle scale. Saliamo. Sì, facciamo infrazione, entriamo a casa degli altri, violiamo la proprietà privata di qualcuno. Ma che, sono salita sul letto con le scarpe, scendi immediatamente. Se si arriva alla proprietaria ti uccide. Non so, posso fare un sonnellino perché non so cos'altro dovrei fare in questa casa. Ragazzi, ma voi riuscite a giocare a questo gioco? Perché sono così innegata? Dove sono le scale? Sì, voglio scendere le scale, grazie. E prima di essere denunciata per irruzione in proprietà privata, direi di uscire. Ecco. Oh, peccato che questa non sia l'uscita. Dove sono finita? Comunque questa casa è troppo figa, ragazzi. Se è di uno di voi, complimenti. Ma cos'è? Un uovo gigante? Cos'è questa cosa? Ragazzi, dove sono finita? Mi sto facendo una doccia, che è successo? Aiuto! Scusate, è tutto molto bello, ma io vorrei uscire da questa mongolfiera o doccia o quello che è. Exit home, esci, esci. Aria, ragazzi, ma perché si è seduta davanti a casa? Niente, le piace così tanto questa casa che non vuole più tornare a casa propria. Piccolo stupido avatar di Sonicen, esci da qua, forza, alza il sederone. È rientrata, ma che devo fare con questa qui? Ce ne dobbiamo andare, cammina. Brava, finalmente l'ha capito. Allora, andiamo a profanare qualche altra casa. Oh, però questa rosa è molto figa. Ok, sono salita su una macchina. Non la stai guidando nel modo giusto, piccola Sonicen. Ok, scendiamo e andiamocene da questo lato. Ragazzi, dove sto finendo? Oh mamma, che succede? Ma dove sono? E soprattutto, a chi l'ho rubata questa bicicletta? La posso prendere? Ci sono sopra! Sono sopra la bici! Ah! Ragazzi, ma si può prendere la bici o no? Non l'ho capito. Torna alla bicicletta. No, non te la fregare tu. È mia, è mia. Vabbè, meglio che me ne vado perché secondo me rivuole la sua bicicletta. Dove sono, ragazzi? Come si chiama questa città? E adopt me? Dov'è la nursery? Dove trovo gli animali da adottare? Oh, ok, qua c'è un mulino, tutto normale. Un gattino, che cos'è questo coso? Dov'è? C'era un animale. Ora rubo gli animali alla gente, visto che non so dove andarli a trovare. Scusate, qualcuno sa dirmi qualcosa? Ma perché è scritto in russo, in cirillico? Che cos'è? Vabbè, dov'è la nursery? Sì, l'abbiamo trovata, ragazzi, la nursery! Finalmente! Benvenute nella nursery! Bambini, posso adottare anche un bambino? No, vabbè, non mi sento pronta a questo passo, direi che va bene, un gattino. Che cos'è? Camilla, ciao Camilla, ti salutiamo, entriamo. Cos'è? Un cane? Un cane col monocolo? Beh, sicuramente sarà super istruito, peccato che io non voglia un cane. Ma come? Ragazzi, ma perché? Ho adottato un cane senza volerlo, ho un uovo di cane. Se io ricordassi, non nascevano proprio così. Comunque, ok, basta, mi sa che prenderò qui l'uovo di Pasqua. Ok, pick up. Un uovo in mano, conoscendomi per quanto sono sbadata, inciampo e ne faccio una frittata. Però vabbè, dettagli. Ragazzi, che devo farci con quest'uovo? Me lo porto a casa? Ha bisogno di una doccia. Ora, in questo istante, cioè proprio così, fulminio, ha bisogno di una doccia. E che possiamo fare? Andiamo a casa. Come si esce da questo posto? Aiuto! Fatemi uscire da qui! Che cos'è? Un uovo reale! Non voglio un uovo reale, voglio una doccia! Mi serve una doccia, non ho capito se al mio personaggio o all'uovo. Che se ne fa un uovo di una doccia? Però vabbè. Usciamo dalla nursery! Adesso devo solamente ritrovare la strada di casa. Ma soprattutto, a casa ce l'avrò una doccia? Questa è la vera domanda. Scusate, qualcuno ha una doccia? Perché ci sono draghi in giro? Non capisco niente di Roblox, aiuto! Scappo via col mio uovo, il mio uovo laureato, cioè neanche nato, è già una laurea, è più istruito di me. Usciamo, usciamo, scappo con l'uovo. Ma dov'è casa mia? Scusa, sai dov'è casa mia? Neanche mi ricordo com'è fatta la mia casa da fuori. Aiuto, dov'è casa mia? Ragazzi, direi che il gioco di oggi si ferma qui perché non ho idea di dove sia casa mia e cosa ci devo fare con quest'uovo e come tornare a casa. Mi raccomando, fatemi sapere, altrimenti non potrò andare avanti con il gioco. Quindi ci rivediamo alla prossima puntata. Woo!